Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Nelle ultime settimane, le voci su una possibile separazione consensuale pacifica tra Chiara Ferragni e Fedez hanno catturato l'attenzione dei media. Tuttavia, l'avvocato di Ferragni, Daniela Missaglia, ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la situazione e smentire alcune delle indiscrezioni più diffuse. In un contesto di speculazioni e illazioni non verificate, Missaglia ha voluto mettere in chiaro lo stato reale delle trattative tra i due coniugi, sottolineando come non esista ancora un accordo definitivo sulla separazione né sull'affidamento dei figli. In una dichiarazione inviata all'ANSA, Daniela Missaglia ha preso una posizione chiara sulle indiscrezioni riguardanti la separazione pacifica tra Chiara Ferragni e Fedez. In particolare, ha negato quanto riportato in un articolo del 5 ottobre 2024 che parlava di un accordo già raggiunto. In qualità di avvocato della signora Chiara Ferragni e con riferimento alle notizie pubblicate in data 5 ottobre 2024, sono a smentire il contenuto del medesimo, frutto di inverificate illazioni relative a trattative riservate tuttora in essere fra le parti, coperte da segreto e non divulgabili. L'avvocato ha anche chiarito che al momento non sussiste alcun accordo fra i coniugi, tanto più in ordine ad un asserito quanto inveritiero collocamento pressoché paritetico della prole. Ciò significa che le notizie che davano per certo un affidamento congiunto dei figli, Vittoria e Leone, non sono corrette. Inoltre, Missaglia ha voluto ribadire l'importanza di non dare credito a fonti non ufficiali. Diffido pertanto gli organi di stampa dal riprodurre notizie attinte da fonti non ufficiali, compromettendo il buon esito delle trattative. Le trattative tra Ferragni e Fedez sembrano essere ancora in una fase delicata e lontane dal concludersi. Secondo le indiscrezioni, inizialmente si era parlato di un accordo che prevedeva che Fedez potesse vedere i figli solo durante i fine settimana alterni, mentre Ferragni si sarebbe occupata della loro gestione quotidiana. Successivamente è emersa l'ipotesi di un affidamento congiunto, con Fedez che si sarebbe impegnato a coprire tutte le spese legate a scuola, sport e sanità per i figli. Anche in questo caso l'avvocato Missaglia ha smentito tali informazioni, definendole inverificate illazioni. Un altro punto importante sollevato dall'avvocato di Ferragni riguarda il ruolo dei media nella diffusione di notizie non verificate. Missaglia ha invitato gli organi di stampa a non dare eco a voci infondate, in quanto questo potrebbe compromettere il buon esito delle trattative. Le dichiarazioni dell'avvocato Daniela Missaglia fanno luce sulla realtà della separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, chiarendo che le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sono state premature e infondate. Non c'è ancora alcun accordo definitivo sul